con noi Oara Borselli. Buonasera. Buonasera. Grande richiesta, ecco. A grande richiesta la signora Borselli, che è molto incazzata, però adesso non parliamo di nessuna cosa che non sia la politica. È molto incazzata la politica, l'attualità, eccetera, è molto incazzata per il fatto che le femministe, caro Parenzo, nulla dicono della vicenda Saman, le signore femministe, quelle del Me Too, quelle del catcalling. Non si sentono, non si sentono. Ma non si e adesso sentiamo il parere illustre della signora illustre, Borselli. Certo, ottimo, evviva, la femministra Borselli, prego. No, vediamo. Femminista, no, non l'offendere, non l'offendere dicendo femminista. No, io non sono una femminista, assolutamente no, non mi ci riconosco, nel senso che penso, e questo che mi ha veramente, sì, devo dire anche indignato, posso dirlo? Cioè, sì, Noi siamo stati ammorbati per un mese, forse non di più, con titoloni di giornali quando sono successi dei casi, ora con tutto il rispetto, no? Il catcalling, che è sicuramente una pratica da maleducati, ci mancherebbe, fischi per strada, hanno guadagnato titoloni, prime pagine. DDL Zan, quando ovviamente abbiamo dovuto dire che il povero Said è morto di razzismo, cosa assolutamente smentita dal padre, titoli, l'Italia razzista, muore questa ragazza e ora dopo un mese se ne comincia a parlare. Ora io dico, che dopo un mese? Prima pagina di tutti i giornali, cosa dice il signor? Io non so cosa legga lei, io ho visto, vedo le sue foto, signora. Mi pare che lei sia impegnata a farsi dei selfie meravigliosi su Instagram, eccetera. Lei non so che cosa legga, però lei si faccia qualche Instagram in meno, meravigliosa, con le sue cose, i suoi tacchi, eccetera. Però guardi che tutti i giornali ne stanno parlando. Se lei apre la home page del Corriere della Sera, lei forse non legge, signora Bella. Lei forse non legge. Ascolti, lo sa benissimo. Guardi, posso dire una cosa? Quello che dico è assolutamente incontrovertibile, di un silenzio assordante rispetto a questa storia. Ma c'è stato un silenzio di una parte. C'è stato il silenzio di una parte politica, e lo sappiamo benissimo, di una sinistra. Un esempio banale. Apriamo per dire, visto ecco che sta parlando di tacchi, foto, quindi profili social, ormai scorre tutto lì, no? Prendiamo un profilo di Letta, così aprendolo, se magari ora c'ha il telefono lo apre. Nel profilo mi dica lei, onestamente, se vede una sola citazione, una foto rispetto a questa vicenda, ma c'è benissimo la foto di Said con tanto di scritta perdonaci se puoi, visto. Ma che vuol che dire questo? Non riesco a capire, però. Vuol dire che quello là è un caso di finto razzismo. E questa roba qui nessuno si indigna quando è un caso in cui una viene ammazzata perché non ha tutti. Prendala. Guardi le agenzie, metta Saman. Io capisco che non sia il suo lavoro, signora. Lei si deve fare le foto, i suoi selfie con i suoi bel tacchi a spillo. E ci fa molto piacere perché lei è una donna bella e deve valorizzare il suo corpo e la sua intelligenza. Perché l'Occidente è così. Ma io poi non capisco. L'Occidente è bello perché le donne sono libere di mettersi i tacchi, e lei ne è l'esempio più fulgido dell'Occidente. Infatti, sono felice davvero. Ma non capisco, ma perché devi denigrare le opinioni delle persone dicendo che si fa solo i selfie? Non capisco. Avrà la sua cazzo di idea o no? Io la conosco per i selfie, la signora. Ma quali selfie? Apparizioni sportive. La conosco per le sue apparizioni sportive, ma va benissimo. Tutti parlano di tutto, non c'è problema. Bene, dai, ma dove scrive? Mi spieghi dove scrive? Dove argomenta? Mi spieghi? Ma va bene, ma non c'è problema. È andato, sì, vabbè. Lei è, ma io sono felice che l'Occidente sia lei. Lei è l'esempio più bello di emancipazione della donna in Occidente. Però scusa, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Cioè, il fatto che tu non la contesti sul punto, ma sul fatto che c'ha i tacchi, che sia una bella donna, eccetera. Ma lo stereotipo è una roba ridicola, cioè va contro tutti i principi. Io conosco la signora Oara Borselli dalle sue apparizioni belle che seguo televisive nei programmi di calcio. Ma quali calcio? Grandissimo rispetto. Ma quali
punto, grandissimo rispetto per la signora. Ma quale calcio? Secondo me la signora è l'aspetto migliore dell'Occidente, perché da noi, lo dico sinceramente, in Occidente c'è la libertà di vestirsi con i tacchi a spillo. No, ma quindi lei però posso farle una domanda? Mi scusi, mi dice lei onestamente della sinistra chi si è esposto, chi ha messo la faccia realmente? Parliamo di politici. Su questa storia me lo può dire? Ma ne ha Luigi Manconi lo ha scritto sulla Repubblica. Ma non dire cazzate. Un grande intellettuale di sinistra, Luigi Manconi. No, io capisco che lei, signora. No, ma non mi signora, fa parlare perché non vuole. Se lei mi manda il suo numero in privato, io le giro l'articolo di Manconi. Ma che c'entra Manconi? Sta parlando di politici intellettuali. Un politico Manconi è stato un politico italiano. È un quale politico. Lei conosce Manconi? La faccia su questa faccia. Su questa storia. Io ho letto un articolo bellissimo di Karima Mual sulla vicenda, ad esempio. La conosce la giornalista che scrive sulla stampa? Karima Mual, la conosce? Karima Mual, la conosce lei? No. Una trasmissione, cioè, e allora si legga il suo articolo e poi ne parliamo. Si legga il suo articolo, signora Oara, si legga il suo articolo della Karima Mual e poi ne riparliamo. Le sto dicendo che se ne parla e come, per fortuna, di questa atroce vicenda. Allora, è la politica, no, posso... che è tutta insieme. Ma che ne so, io i politici insegnare. Dichiarano su quello capisce, che vogliono, su qualunque roba vogliono. Non posso chiedere un'altra cosa? Posso chiedere un'altra cosa? Questa domanda, Giuseppe, per favore, voglio che... Legga l'articolo di Karima Mual. Quali politici si sono esposti Karima della sinistra? Quali politici sono esposti? Rispondi. A me sembra di aver letto qualcosa di Alessandra Moretti, ad esempio, che è eurodeputato del Partito Democratico. A me sembra di aver letto. Lo vede che è pretestuoso. Le sto rispondendo. Signora, le sto rispondendo. Signora Oara, le sto provando a risponderle. Dico, se lei fa una. Se lei fa una. Sì? Oltre a fare a farsi selfie, che apprezziamo. Ancora, se lei impiegasse qualche minuto del suo tempo a leggersi Karima Mual sulla stampa, Luigi Manconi. Ancora, certo, andatevelo a leggere. Qualcuno che ascolta avrà la curiosità di andare a vedere. Alessandra Moretti. Alessandra Moretti. Vabbè, posso dirti una cosa? Allora, qualcuno dice anche che non c'entra niente l'Islam. Parenzo stesso dice che l'Islam non c'entra niente. Io adesso, di fronte a questa cosa. No, aspetta. Parenzo dice l'Islam non c'entra. No, Samal è morta di Islam, di un'interpretazione fondamentalista e bestiale dell'Islam. Però è morta di Islam. L'interpretazione è fondamentalista, certo, su questo ha ragione. Però è morta di Islam, è inutile che... Non semplificare, la signora finalmente ha fatto un passo in avanti. La signora finalmente ha fatto un passo in avanti. Ma che sei il professore? La signora Oara... Ho detto, la signora, a differenza tua, la signora Oara ha fatto un passo in avanti perché ha aggiunto l'aggettivo fondamentalista. Certo, ha fatto un passo avanti la signora, si vede che ha letto qualche cosa. Ma sempre Islam è come dire gli italiani, Cruciani è italiano, gli italiani sono come Cruciani, ma che cazzo vuol dire? Perché gli italiani sono come Cruciani, no? Ma ragazzi, conoscete gli insiemi o no? No, ma scusate la logica, però adesso non ci vuole una grande intelligenza per capire che non è che tutti gli italiani sono Cruciani, eppure Cruciani è italiano. Ma cosa c'entra? Allora, ragionate, come non tutte le donne sono Oara. Ma è dentro l'Islam, sono Murgia, Oara, eccetera. Quindi, esatto, alcune hanno i tacchi a spillo, altre hanno le ballerine. Tra Murgia e Oara, benissimo. Dato che tu hai fatto, come dire, no? Hai preso per il culo la signora Oara. Era per non dire che non tutte le donne sono Murgia e non tutte le donne sono Oara. Non tutti gli islamici. È la logica, ragazzi. Se ragionate, ci arrivate anche voi. Ma è dentro l'Islam che nasce quel capito. Ma è dentro l'Italia che è nato Cruciani. Gli italiani sono Cruciani? Non credo, per fortuna. La signora Oara adesso appena si rimette, tra l'altro, visto che porta dei tacchi a spillo meravigliosi e quindi è viva, quando ha due minuti di tempo, appena chiude questa inutile telefonata, recuperi l'articolo di Karima Mual. Inutile. Ma chi se ne frega? Impieghi il suo tempo e legga quell'articolo. Ma se è posseduto, è una bravissima giornalista. Aspetti, è una brava giornalista. No,
per l'amor di Dio, grandissimo rispetto, allora, ci mancherebbe, non perda due minuti e legga quell'articolo, poi ne richiama e ne riparliamo, va bene? Ma le ripeto, è anche la stessa che immediatamente, sì, come è morto, sì, Saïd ha strumentalizzato, sì, insieme subito, a tutta quella massa, subito, subito. Santini, Meloni, il razzismo è morto per loro. Questa è Karima, è per quello che io proprio minimamente io la leggo, la rispetto, perché una persona, ecco, voglio legga, allora, anche legga, dai, cultura, legga, ma non condivido una parola. Allora lo legga quella, però ciao, stiamo parlando, ciao, del caso della ragazza, ciao, uccisa, ciao, legga l'articolo. Ciao.